Noi abbiamo avuto in terapia intensiva 84 ricoverati, al momento abbiamo avuto 23 decessi e quindi abbiamo una mortalità che si attesta intorno al 20 e qualche cosa per cento, diciamo così. Questo dato presumibilmente è raggiunto un'adeguata selezione dei pazienti da ammettere nella terapia intensiva e da tutta una serie di trattamenti farmacologici o non, che sono stati ritagliati sui singoli pazienti. Così il professor Francesco Forfori, direttore dell'unità operativa di anestesia e rianimazione interdipartimentale dell'azienda ospedaliera Pisana, racconta con numeri alla mano gli oltre 60 giorni passati in prima linea a combattere il Covid-19. Un periodo intenso superato grazie all'ottimo lavoro di squadra e con un altro importante risultato raggiunto. Grazie all'organizzazione dei sistemi di protezione, ad oggi non ci sono stati alcuni infetti, non c'è stato nessun infetto all'interno del personale sanitario impiegato. Tirato un primo respiro di sollievo da circa una settimana, infatti i dati della malattia sono nettamente in calo. Adesso quello che preoccupa maggiormente il professor Forfori è la fase 2. Sono preoccupato perché purtroppo questa malattia ha un andamento abbastanza insolito e tutti i modelli predittivi non sono così attendibili come vorremmo. Quindi siamo un attimino nell'attesa di capire cosa succederà, perché da un lato sarebbe molto facile rimanere preparati come siamo stati finora, ma questo probabilmente potrebbe essere eccessivo e potrebbe dare l'avvio a problemi di altra natura. Dall'altro, abbassare la guardia troppo rapidamente potrebbe farci trovare tra una quindicina di giorni una condizione di nuovo di un afflusso importante di malati negli ospedali con magari l'inizio di alcune attività che dovremo nuovamente sospendere.